Buonasera, grazie a tutti di essere qua, direi che possiamo incominciare. Allora, chiudiamo questa sera un ciclo di 7 assemblee che abbiamo voluto fortemente come Movimento NoTab per fare il punto su quanto è successo, su quanto sta succedendo e probabilmente su quanto succederà nei prossimi mesi e probabilmente nei prossimi anni per quanto riguarda la gestione dell'opera e la situazione relativa all'amianto. Abbiamo qua con noi questa sera Giuliana Busto, presidentessa di AFEVA, che è l'associazione vittime amianto di Casale Monferrato, Rosy Gatti, che è un medico di base di Alessandria, che ha preparato un lavoro specifico sui rischi connessi al respirare, non solo amianto, e poi l'ingegner Francesco De Milato, che conoscete già e che è sostanzialmente quello che insieme a Davide Fossati, geologo di Novi, ha un pochino scoperchiato buona parte di tutte quelle che erano le criticità del terzo valico legate alla questione dell'amianto. Rubo solo pochissimo tempo prima di lasciare la parola agli ospiti per fare un pochino il punto della situazione, il punto di dove siamo arrivati con questo terzo valico e con i rischi che sempre più palesemente si stanno mostrando in tutta la loro drammaticità. Come avrete visto dai giornali, dal sito NoTab Terzo Valico, in questi ultimi mesi la bugna, quella che avevamo definito una problematica che sarebbe sicuramente esplosa, è esplosa in tutta la sua drammaticità, e la controparte, COCIV e le istituzioni che in questi anni hanno provato a rassicurare tutti quanti sulla buona gestione che avrebbero fatto dell'amianto, sostanzialmente si sono trovati e si stanno trovando con una patata bollente di difficile gestione. A proposito di questo, c'è questa nuova figura che è arrivata da alcuni mesi a questa parte, il commissario straordinario governativo Yolanda Romano, che si sta arrampicando sugli specchi e sta facendo i salti mortali per tranquillizzare tutti e per dirci che sostanzialmente l'amianto, se c'è, è un amianto di un certo tipo, che non fa danni, e soprattutto sta cercando di dire che ci sono tutti gli strumenti che sono stati messi in campo per tutelare la salute di tutti. Ieri sera è successa una cosa molto simpatica ad Alessandria, e apro una piccola parentesi, all'Istituto Superiore Nervi Fermi sostanzialmente si è deciso di concedere un'aula a COCIV e al commissario straordinario per parlare di terzo valico e per raccontarci che il rischio amianto non esiste. Da docente ci tengo a precisare una cosa: trovo scandaloso che un'istituzione scolastica che dovrebbe essere un luogo pubblico, laico e aperto all'istruzione, non alla propaganda di chi l'opera la sta realizzando, si sia prestata, abbia prestato il fianco a mettere a disposizione una struttura come una scuola per fare una becera propaganda sulla testa di tutti e sulla salute di tutti. Beh, sono talmente bravi in quest'ultimo periodo nel raccontarci fandonie che non riescono neanche più a blindare una riunione, una conferenza indetta da loro, al punto che Robotto, il direttore di ARPA, ha ribadito ieri a più riprese che sostanzialmente quello che sta avvenendo e la gestione che stanno facendo degli inerti, del terzo valico, degli scavi, dello smarino, è una gestione sbagliata, una gestione che si rifà a una legge, la legge 161 del 2012, che consente determinate cose. Nel frattempo ci sono state alcune richieste fatte anche da ARPA per dire che sostanzialmente questi rilevamenti che si stanno facendo sull'amianto hanno, come già Davide e Francesco avevano detto in tempi non sospetti, hanno dei margini di errore che arrivano fino al 98%, e quindi sostanzialmente questi campionamenti sono del tutto inutili. Stanno scavando, stanno portando questo materiale che risulta essere un materiale pulito, meno pulito, in giro per la provincia. Stando ad oggi, quindi non ci sentiamo in nessun modo tutelati da quello che stanno facendo, e a cavallo di questo cosa succede? Che chi continua
a realizzare l'opera, continua anche a controllare quelli che sono gli scavi e gli enti che dovrebbero essere predisposti hanno pochissimo margine di manovra su questa questione. Quindi ci ritroviamo sempre nel solito punto, che sostanzialmente questi signori inquisiti, come avrete visto dalle indagini ad oggi, commissariati in tutto e per tutto da RFI, continuano sostanzialmente a mettere a repentaglio la salute di tutti. Questo è il contorno col quale ci scontriamo e questo è il contorno che sostanzialmente gli amministratori locali, che sarebbero quelli predisposti a tutelare la nostra salute, continuano a fare orecchie da mercanti. Per chi è venuto da Alessandria, da Novi, da Serravalle, avrà visto che insomma sul nostro territorio spuntano rotonde come i funghi. Questa è una parte consistente della grossa ricaduta in positiva che abbiamo sul territorio, che il comune di Arquata ha deciso sostanzialmente di accettare in cambio della salute di noi tutti. Detto un'altra cosa, io credo che la favola che da Rita Rossa in poi ci stanno raccontando, che gli amministratori locali hanno braccia e mani bloccate per via della legge obiettivo, siano fandonie. Ce lo dimostrano dei casi abbastanza palesi che stanno avvenendo in questi giorni. Per chi ha visto un po' di telegiornali avrà seguito un po' la vicenda del TAP in Puglia e avrà visto come gli amministratori locali, quando decidono di mettersi dalla parte della salute di tutti, possono fare la loro parte fino ad arrivare con pressioni che arrivano dal basso e che sono supportate dalle istituzioni ad avere delle sospensive importanti su delle opere criminogene come sono il TAP della Val di Susa e il Terzo Valico. Niente, lascio la parola a Francesco che fa il punto, come vi dicevo, su quello che è stato l'iter con cui ci siamo confrontati e con cui ci confronteremo sulla questione del Terzo Valico. Grazie. Buonasera a tutti, iniziamo, vediamo, mi sposto un pochettino così se potete vedere. Allora, partiamo un attimo da qual è la situazione oggi a Rodinero, visto che siamo ad Arquata, facciamo subito un po' il punto di quello che sta succedendo qua vicino, non perché lo diciamo noi, ma perché lo andiamo a leggere da quelle che dovrebbero essere le fonti ufficiali. E vediamo anche queste fonti ufficiali quanto e come danno l'informazione che riguarda gli scavi sul nostro territorio. Allora, quello che vedete è una schermata presa dal sito Osservatori Ambientali messo a disposizione dal Ministero. E potete vedere in questa colonna dove ci sono le stelline blu, significa presenza di pietre verdi, quindi quelle potenzialmente amiotifere. E limitandoci alla parte che riguarda il Piemonte, che è questa schermata, le abbiamo nel cantiere della Castagnola, dove gli scavi sono sospesi in questo momento, nel cantiere di Radimero, nel cantiere operativo di Moriassi e Radimero e anche nei vari siti di deposito sul Piemonte. Se guardate, le stelle sono quasi dappertutto accese, quindi amianto sta girando ed è stato ritrovato un po' dappertutto in Piemonte. Cosa dice questa nel dettaglio? Nel dettaglio vediamo che il cantiere di Radimero, ora non vado a vedere tutte le schede, ma vi faccio vedere quella di Radimero, poi più o meno le cose sono simili. Quello che per loro è fonte informativa attendibile da stare tranquilli è un riassuntino che si sintetizza in questo modo qua. Uno clicca su cantiere Radimero e vede questo aggiornamento. Presenza di pietre verdi oppure amianto al fronte? Sì. Stato della condizione rilevata in area normalità, grado di vigilanza posta alto. Con queste poche informazioni, uno che non vuole andare a approfondire dice: siamo in una situazione a rischio, ma tutto va bene, fate quello che volete. Se andiamo a vedere un pochettino più le schede, all'interno cominciano ad esserci delle contraddizioni che dovrebbero farci pensare. La prima è che la scheda dice presenza al fronte di pietre verdi o rocce che possono contenere amianto? No. Poco più sotto dice rinvenimento accertato di amianto al fronte? Sì. Ora, non ci sono pietre che contengono amianto, ma c'è amianto. Ora, per qualcosa devono spiegarlo come funziona. Di conseguenza poi dicono che la concentrazione di amianto presente nella roccia è inferiore ai livelli di quantificazione,
anche qua, perché poi dopo i livelli si sono un po' abbassati o alzati a discrezione, ora è 1000 mg per chilo, c'era un progetto di abbassarlo a 100, ma anche lo stesso commissario Iolanda Romano ha fatto di tutto perché ciò non avvenisse. Se andiamo a vedere anche ancora qui sotto, c'è una scheda che riguarda cosa stanno facendo dal punto di vista anche burocratico. Le attività di scavo sono in corso, sotto si intravede in grigetto sospeso, quindi loro accendono a seconda dell'occorrenza la voce pertinente. Invio della notifica entro 24 ore, eccetera, alla ARPA, ASL, eccetera, non inviata in quanto non vi sono ritrovamenti di amianto. E per lo stesso motivo non è avvenuta trasmissione in quanto il cantiere non opera in presenza di amianto. Poco prima, nella scheda che era la parte sopra di questa stessa pagina, loro stesso avevano scritto rinvenimento accertato di amianto al fronte, sì. Quindi le informazioni che danno ci sono, dicono che la situazione è in uno stato di normalità, loro stessi dicono che c'è e non c'è, a seconda se devono o non devono fare un adempimento normativo. Quindi stanno lavorando al radimiero con quello, come diceva Eugenio prima, con un metodo di misurazione che porta a un 98% di errore nella rilevazione dell'amianto. Allora, come funziona? Questo qua l'avevamo presentato l'anno scorso circa, e per rendere chiaro cosa significa il 98% di errore. Allora, nel nostro territorio hanno detto che la probabilità di trovare amianto, cioè come pietre verdi, potenzialmente le antifere, così non si offendono, è al 50%. Quindi il 50% vuol dire che se noi prendiamo come riferimento un calendario di un anno, possiamo fare un'ipotesi, ad esempio i primi 6 mesi non ci sono sicuramente rocce amiantifere, negli altri 6 mesi sì. Ora, introdurre un tasso di errore del 98% su questi restanti 6 mesi, dove statisticamente c'è un 50% di amianto, quindi in quei 6 mesi c'è l'amianto, vuol dire che noi possiamo escludere i primi 6 mesi e quando dovrebbe esserci l'amianto con l'errore del 98%, solo 4 giorni su 6 mesi, quindi 4 giorni su 180 giorni circa, riescono a individuarlo. Negli altri 176 giorni l'amianto viene scavato, ma, parole di ARPA, non funziona il sistema di rilevamento e quindi c'è l'errore che porta a non individuarlo. Con quello che ne segue, che lo scavano senza protezioni per gli operai, senza protezioni per il trasporto, senza protezioni per lo stoccaggio, senza avere riguardo a dove viene stoccato. Ora, non vado avanti, la discussione tecnica da questo punto di vista l'abbiamo fatta per 4 anni su quasi 5, fino a che, nonostante quello che dica il commissario Iolanda Romano, continua a ripetere che loro sapevano benissimo che c'era l'amianto, noi per 5 anni abbiamo dimostrato che se non era per noi loro non lo sapevano, o meglio, non lo volevano dire, che è peggio. Qualcosa un po' più di leggero, una specie di favola, ARPA e la gallina delle uova d'oro. Ora vedremo chi è anche la gallina delle uova d'oro, ma potete immaginarlo. Questo parte un po' da una necessità, cioè continuano a dirci i politici che chi controlla e chi ci dà garanzie è ARPA, che è proposta ai controlli e monitoraggi, e quindi se lei dice che è tutto a posto, va tutto bene, noi dovremmo stare tranquilli. Allora, un po' tutto è partito dalla presenza della convenzione, perché ARPA diceva anche, ma noi in fin dei conti i soldi e le risorse per far tutto non ce l'abbiamo, abbiamo bisogno di fondi. Questi fondi vengono erogati alla fine da COCIV, quindi il controllore paga chi dovrebbe controllarlo. E c'è stata un'interrogazione del consigliere Michetti in Regione Piemonte, chiedendo diciamo, i termini di questa convenzione, perché sarebbe interessante saperla. E la risposta che è stata data è che ARPA, Liguria e Piemonte devono svolgere attività di controllo del monitoraggio ambientale spettante a COCIV. Quindi nero su bianco in Regione dicono che controlla COCIV e le ARPE fanno una specie di supervisione. I costi sono a carico di RFI. Un po' più sotto nella risposta scritta, però salta fuori che devono essere stabilite le modalità di determinazione e di pagamento degli oneri a carico di COCIV. Quindi già che fosse RFI non cambiava molto, ma più sotto viene specificato che è proprio COCIV a pagare.
L'importo di questa convenzione per gli anni 2015-2022 è ben 2 milioni e mezzo, dove il ben da una parte è una cifra alta, dall'altra se si pensa che sono 6 miliardi e 2 di opera, non è neanche poi tanto alta. E questi soldi vengono erogati a fronte dell'attività in concreto svolta. Sono le classiche poche parole che però dovrebbero mettere attenzione di cosa significa. A fronte dell'attività in concreto svolta significa che se svolgono l'attività vengono pagati e se per qualche motivo non svolgono l'attività non vengono pagati. Vediamo cosa comporta questo. La durata della convenzione intanto è determinata fino al 29 gennaio 2023, quindi la famosa chiusura entro il 2020 che continuavano a dire ha già subito dei ritardi quantomeno fino a fine 2022, quindi sono in ritardo di almeno 2 anni sulla tabella di marcia. Facendo 2 conti sono 8 anni che dura questa convenzione, 2 milioni e mezzo, abbiamo qualcosa come 300.000 euro all'anno che dovrebbero essere erogati ad ARPA, questa solo la parte Piemonte, probabilmente Liguria e importo analogo, anno per anno, che è poi alla fine meno dello 0,5 per mille, quindi una cifra bassissima rispetto a quello che è in gioco, cioè la nostra salute. Per sapere qualcosa di più mi devo fermare, non riesco più a trovare informazioni sul sito della Regione Piemonte. Ho trovato qualcosa di più dettagliato sul sito della Regione Liguria per quanto riguarda sempre l'ARPA. E queste convenzioni, di fatto, in base a quello che si legge, sono lecite, legittime, tutte regolate, quindi non è una cosa al di fuori degli schemi. Il problema è che lo schema è sbagliato in partenza, quindi è corretto che ci sia una convenzione, è sbagliato che si preveda a monte che si possa fare una convenzione, almeno sbagliato per quel che riguarda me e penso noi tutti. Quindi quello che viene detto è che le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati, però devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata. Ora, se in determinate amministrazioni questo può aver senso, è un po' più curioso capire come non ci possa essere conflitto dall'interesse privato di un ente a incassare dei soldi e l'attività pubblica che potrebbe portare a fermare chi gli dà quei soldi che dovrebbe incassare. Quindi è evidente che il conflitto di interesse in realtà ci sarebbe. Tanto più che ARPA promuove la realizzazione di progetti che comportino maggiori ed ulteriori entrate per l'agenzia, quindi alla fine lavora proprio in forma privatistica, cioè cerca di far soldi perché in qualche modo ne ha bisogno, le dà lustro, eccetera. E i soldi come arrivano? Più o meno arrivano, almeno per quanto riguarda la Liguria e probabilmente anche per il Piemonte, 50%, dunque il 20% sono messi subito da parte per le spese vive. Del restante 80%, il 50% finisce all'ARPA proprio come agenzia e quindi fa, chiamiamolo bilancio, magari il termine è impreciso, il restante 50% viene ripartito alla fine per il personale come premi di produzione e come indennità per il lavoro che svolgono in questa convenzione. Sintetizzando qual è la questione, che di 2 milioni e mezzo ne restano 2 milioni da ripartirsi, 1 milione a bilancio di ARPA. E cosa significa? Che chi dirige ARPA può presentarsi di fronte alla regione e dire: quando mi hai nominato hai fatto un bel lavoro e ti puoi confermare perché io ti sto facendo fare incassi. L'ARPA è in attivo, porta dei soldi. E chi lavora si vede arrivare in varie forme fino a 1 milione di euro in compensi, premi di produzione, indennità per il lavoro che svolge. Perché comunque sia, anche se fosse solo lavoro retribuito, quindi il prezzo retribuito, l'attività di ARPA consente di andarsi a cercare del lavoro ed è molto più facile trovare la famosa gallina dalle uova d'oro che in un colpo elargisce milioni, piuttosto che andare a bussare alle porte di varie piccole industrie e farsi magari dare 10.000 una volta, 10.000 euro un'altra volta. Questa fornisce 1 milione tutto in una volta, o meglio, un po' per anno. Tant'è che cosa succede? Se il primo anno ARPA dicesse, come ha fatto per il Borale, che uno scavo di tal genere è tale per cui non è sostenibile lo scavo, il controllo, eccetera, è evidente che metterebbe bastoni tra le ruote non poco a chi deve realizzare l'opera. E cosa succederebbe? Che non sono più 2 milioni da ripartire, eccetera, ma siccome ci si ferma il primo anno, restano 240.000, di cui 120.000
al bilancio dell'ente e 120.000 da ripartirsi a vario titolo personale. Gli anni dopo, tanti saluti, e quindi ci rimettono circa l'88%. Per inciso, i 120.000 del bilancio che andrebbero ad aggiungersi più o meno è lo stipendio del direttore generale dell'ARPA attuale, il quale ogni anno ha circa 30.000 euro di benefit per quanto riguarda i premi di produzione. Premi di produzione che sono praticamente sempre erogati, ma dopo una valutazione da parte della regione che per qualche motivo potrebbe dire no. Quindi è chiaro che se uno pesta i piedi a chi sta in regione, potrebbe essere più facile che quello arrivi. Quello che dovrebbe succedere invece è diverso: si fa una valutazione di 6 miliardi e 2, si decide di dare l'un per mille ad esempio ad ARPA, ARPA prende questo 1 per mille e lo prende sia che fermi l'opera dopo un giorno, sia che l'accompagni perché tutto sta funzionando bene dopo 6-7 anni. Allora, in quel caso lì sarebbe addirittura interesse di ARPA essere quanto più scrupolosa e bloccare, perché incasserebbe l'intera cifra facendo meno lavoro e di conseguenza si ribalterebbe l'onere di impugnare il provvedimento a COGIP, quindi sarebbe COGIP che deve spendere soldi per andare a impugnare il provvedimento di ARPA e non come sta succedendo adesso, che magari sono o i comuni o peggio ancora i cittadini, che poi per mancanza di soldi sono spremuti a un certo punto che non ricorrono più. Quindi questo è solo questione di buonsenso. A fronte di questa cifra i controlli saranno fatti bene, si può pensare. Sempre ARPA Liguria, andiamo a vedere il documento di cosa hanno fatto attività di supporto tecnico-scientifico all'osservatorio ambientale per quanto riguarda il terzo valico dei giochi. Guardate il periodo gennaio-giugno 2016. Gennaio-giugno 2016 è praticamente la seconda fase dello scavo del cantiere di Gravasco, dove l'amianto è stato trovato, dove l'amianto ha portato a indagare il responsabile per la sicurezza di una ditta che lavorava per COGIP, dove l'amianto è stato menzionato nelle ultime intercettazioni che non si sa dove sia finito, quindi un grandissimo problema lì c'è stato con i notari che del posto che hanno controllato, non è entrato tutto, fatto scattare tante sia segnalazioni sui giornali che anche inchieste giudiziali. Cosa è successo? Allora, come funzionano questi controlli? Hanno fatto circa 1.821 ore, dichiarano, su 180 giorni, e si precisa nella relazione che nel mese di maggio, ad esempio, i rilievi sono stati effettuati da COGIP. Quindi, ARPA prende un sacco di soldi, ma i rilievi continuano a fare COGIP. E più sotto, il 14 e 15 maggio, COGIP ha eseguito un sondaggio esplorativo in avanzamento da 40 metri, quindi per vedere se ce n'era per andare avanti, sempre COGIP ha fatto l'indagine. E ancora, poi qualche giorno dopo, i geologi di ARPA si sono recati presso il cantiere, quindi qualcosa avranno fatto. Quello che hanno fatto è prendere visione del materiale estratto dal cavataggio, cioè sono andati in cantiere e gli hanno detto lì c'è la roba, dateci un occhio. Roba che poteva essere, roba intendo dire roccia, quindi poteva essere estratta da quel punto o portata il giorno prima con un camion da chissà dove, perché ci è andato l'occhio dicendo quella l'abbiamo estratta lì e si sono fidati. Oggi poi ha potuto effettuare in data 17 maggio l'analisi del campione, quindi andiamo avanti sempre in quella relazione di cosa ha fatto ARPA. Dice che COGIP ha verificato le concentrazioni di fibre in aria in ambienti di lavoro, COGIP, le fibre in aria le controllate. Poi finalmente ARPA ha eseguito le controanalisi, quindi andiamo, ne abbiamo dette tante, fa le controanalisi. Come le fa? Sui filtri prelevati da COGIP, quindi ripartiamo di nuovo da capo. Quando controllano, gli danno un filtro, mi controlli che sia quello che ti ho detto, è per forza che poi dopo i dati tornano. Se tu quel filtro l'hai preso chissà dove, e infine i dati sono stati trasmessi alla ASL competente che ha ritenuto superato la problematica amianto in galleria. Siamo sempre lì. Uno può fare la valutazione nella migliore intenzione possibile, nella migliore onestà, ma se il punto di partenza viene dato da COGIP, in questo caso il filtro, qualche domanda bisognerebbe farsela. E alla luce di tutte le verifiche effettuate, COGIP ha ripreso l'attività di scavo con le modalità tradizionali, perché poi ARPA, basandosi su quello che è stato COGIP, sui filtri, sui laser, eccetera, ha detto che si poteva tornare a lavorare perché l'amianto non c'era più. Per carità, potrebbe anche essere vero in questa occasione, non voglio dire che sia vero o non sia vero, è che non è che sia proprio il modo migliore per darci la sicurezza che sia tutto a posto.
ancora ha fatto controanalisi con cadenza settimanale sui filtri dell'aria all'interno della galleria di Capasco, quindi in questo caso per chi ci lavorava, tutela, sempre campionati da Cogive. Dunque, la sintesi di tutto questo è che su 57 controanalisi su filtri campionati della parte, cioè Cogive, si sono aggiunti due filtri su campionamenti effettuati direttamente dall'ASL. Guardate con la sproporzione, 57 ci fidiamo di Cogive, 2 si rifà l'ASL. Ultimo dato, dicono che praticamente in questo periodo, da quando hanno trovato l'amianto a quando si sono usciti dalla zona con le pietre verdi, hanno scavato 100 metri e ci hanno messo qualcosa come 10 mesi, che non è poco, perché moltiplicato per la lunghezza chissà quanto ci mettono. Alla fine la questione qual è? Fidiamoci di Cogive, cioè fidiamoci di quelle persone che nell'inchiesta del terzo valico hanno detto, in particolare Ettore Pagani, c'è l'amianto, tanto la malattia arriva tra 30 anni, quindi quello che è successo fino adesso, tutto quello che hanno scavato, era in mano, perché lo dice l'Arma Liguria, a Cogive, dove i dirigenti avevano questa bella idea, freghiamocene, tanto il problema è tra 30 anni, nessuno se ne accorge. E anche Giampiero De Michelis, direttore dell'Ordine di Cogive, l'arrestato conferma che le terre dove si scava sono altamente contaminate dall'amianto, ce n'è tanto, il direttore dei lavori però non sa neppure dove sia finito con esattezza. Quindi noi quando siamo partiti dicendo quelle stelline che si accendevano in Piemonte e più o meno succederanno in Liguria, non sappiamo che l'amianto dove è andato, quanto ce n'è o come è stato trattato. Che ne dica il commissario Yolanda Romano, che invece dice che tutto bene, è stato tutto controllato, idem il direttore dell'Arma. E ancora, lavori della Milano-Genova della 3, 21 arresti, corruzione, associazione per delinquere, ma ARPA continua a fidarsi di Cogive, o comunque tutto quello che è successo fino adesso è basato sulla fiducia per Cogive, tra parentesi, è dal primo giorno che diciamo non dovete fidarvi di Cogive, il controllore non può pagare. E il controllore non può essere pagato dal controllato. E in queste ultime settimane il livello si è alzato, non è più la mela marcia che lavora in Cogive, ma tutto il Cogive è sotto accusa, è una società corrotta. E da ultimo Salini in pregiro all'amministratore delegato indagato per turbativa d'asta nelle parti del terzo valico. Allora, la questione è questa, c'è poco da fidarsi. Per quanto continuino a fare quelle bellissime iniziative che dicevo Eugenio all'inizio, di promuovere sul territorio quanto funzioni bene la cosa, quanto stiamo controllando, come possiamo stare tranquilli. E l'ultima conferma è che questa presentazione, all'incirca lo stesso testo, l'avevo presentata venerdì scorso ad Alessandria, e quindi in qualche modo si sparavano già le problematiche su ARPA. Loro hanno la superiorità e l'altezzosità di neanche interessarsi cosa diciamo, cosa mettiamo sui video. A distanza di 4 giorni fanno la furbata di incontrare con l'incontro farlocco e autopromuoversi per dire quanto siamo bravi, quanto siamo belli, nonostante 4-5 giorni prima li avessimo anche messi, diciamo, sull'attenti, sulle informazioni, come è successo poi con Voste ad Alessandria. Hanno arrestato tutti e dopo 4-5 giorni loro si sono incontrati con tutti i sindaci per parlare di come investire 60 milioni sul territorio per creare ulteriori danni, che questi sono quei danni che vediamo ora, le rotonde per esempio per andare fino sulla Serravalle, tra rotonde mezza in pendenza, rotonde disassate, questo è il loro termine, e curve con c'era di barra che viene di notte, passa di barra e si trova un muro che invade la strada e non è né segnalato niente. In tutto questo la domanda sarebbe: e la provincia si fa incontri un po' supina con Cogive, il commissario Yolanda Romano. Vi faccio vedere soltanto il telegiornale di Telesiti di oggi, che sono 3 minuti, per capire solo con quale faccia vi vengono a dire com'è bello, funziona tutto bene, più bravi di noi non c'è nessuno. Si è tenuto all'Istituto di Istruzione Superiore Nervi Fermi l'appuntamento voluto dal commissario straordinario del Terzo Valico Yolanda Romano per quanto riguarda la nuova campagna di informazione sul rischio amianto. Do
dopo l'installazione e l'accensione di 17 monitor informativi nei comuni interessati dal passaggio della nuova linea ferroviaria. Ad Alessandria erano presenti molti esperti nel settore dell'amianto. Per spiegare ai cittadini, direttamente andandoli a incontrare, quali sono gli effettivi rischi e quali sono le misure di precauzione che sono state adottate per evitare che questi rischi si verifichino e diventino dei pericoli. Il rischio amianto riguarda potenzialmente sia i cantieri di scavo, dove si scavano le gallerie del terzo valico, sia i siti di deposito, quindi le aree, le cave in cui vengono depositati i materiali scavati che possono contenere amianto al di sotto di una certa soglia. Quello che è importante capire è in che quantità questo amianto può essere presente all'interno di queste terre e rocce, come viene gestito durante lo scavo, durante il trasporto, durante il deposito e soprattutto quali sono i controlli che vengono effettuati in tutte quelle che si chiamano le matrici ambientali nell'aria, nell'acqua e nelle terre. Stasera qui abbiamo rappresentanti molto autorevoli di tutti gli enti che si occupano del controllo, quindi abbiamo l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, abbiamo il settore carri miniere della Regione Piemonte, abbiamo addirittura il direttore del Centro Sanitario Amianto della Regione Piemonte, abbiamo la dirigente dell'ASL che si occupa di verificare i controlli sulla sicurezza dei lavoratori, gli operai che lavorano nei cantieri e nei siti di deposito, e abbiamo la direzione ambiente della provincia e della regione. Sono tutti settori che si occupano quotidianamente di svolgere questi controlli. Fino ad oggi abbiamo sempre riscontrato dei valori sotto i limiti di legge. Quando si riscontrano dei valori superiori ai limiti di legge, il materiale non viene utilizzato come sottoprodotto, quindi non viene portato nei siti di deponia, ma viene portato in discariche autorizzate e fondamentalmente tutte fuori Piemonte e in parte anche fuori Italia. E per essere più realisti del re, noi utilizziamo anche una rete di centraline di monitoraggio dell'aria, perché quello che conta per l'amianto è non inalare fibre. E fino ad oggi il sistema complesso che risponde ai dettami di un protocollo definito anche con il Ministero dell'Ambiente ci permette di rappresentare i dati che sono sempre stati tutti inferiori al limite di una fibra litro analizzata in microscopia elettronica. Chiudo dicendo che è evidente che è tutta fuffa, ma è una fuffa che, andando a prendere quel documento iniziale di ARPA Liguria, è conteggiata nelle ore di lavoro, cioè ARPA per andare a fare queste pagliacciate in presenza del commissario, tra di loro, con i sindaci, quindi senza neanche coinvolgere la cittadinanza, perché chi voleva partecipare comunque avrebbe dovuto fare una prescrizione e quindi chi probabilmente era un pochettino più menoso, come potremmo essere stati noi, tanto per fare un esempio, sarebbe già stato escluso a priori. Comunque per fare queste cose ARPA presenta il conto, perché nel dettaglio c'è anche tot ore prestate per fare incontri, conferenze con il commissario. Noi che siamo qua questa sera, ma anche le altre sere, facciamo tutto gratis e tutto come volontariato, quindi c'è anche un po' di differenza in quello. Passo il microfono a Giuliana, grazie. L'Associazione Familiari Vittime Amianto nasce a Casale Monferrato nel 1988, nel momento in cui ci si rende conto che le morti per amianto non avvengono soltanto tra i lavoratori, ma tra i cittadini. Di questo viene proprio fatto una specie, la città praticamente un mattino si risveglia con questo manifesto funebre di un ragazzo di 33 anni che muore per mesotelioma pleurico. Questo ragazzo non ha mai lavorato all'Eternit,
viveva in una situazione completamente diversa da quella che poteva essere un ambiente di lavoro o di operaio, di conseguenza questo rimane praticamente il primo momento in cui la città ha questa presa di coscienza e si rende conto effettivamente che il pericolo non è semplicemente dentro questa fabbrica che, ricordiamo, ha lavorato per 80 anni l'amianto e in condizioni veramente disastrose. E questo l'abbiamo sentito dalle varie testimonianze degli operai che nel corso degli anni hanno raccontato quello che succedeva all'interno di quella fabbrica. Naturalmente questo è stato un momento anche molto difficile, proprio rendersi conto che era l'amianto che causava queste morti. È difficile farlo capire alle persone perché, appunto, siccome l'amianto ha questa lunga latenza di 30 anche 40 anni, come si fa ad avere la certezza che sia proprio l'amianto? E invece questo è stato dichiarato dai medici ed è stata una cosa veramente lampante, cioè non c'è per nessuno, l'amianto causa mesotelioma pleurico. Nella città di Casale Monferrato c'è stata una voglia incondizionata di combattere contro queste ingiustizie e le lotte operarie appunto hanno portato negli anni a poter avere questo grande processo che è stato considerato proprio il maxi processo, in quanto si è riusciti a portare non nelle aule del tribunale, diciamo, perché lui non si è mai presentato nelle aule, ma i suoi avvocati, questo Svidani, questo ricco magnate che ha dovuto subire questo processo che per due volte ha dato ragione agli imputati. Poi purtroppo nella sede di Cassazione non siamo riusciti ad ottenere quello che ci eravamo prefissi, proprio perché è stato detto che purtroppo tra il diritto degli imputati ad essere tutelati, diciamo che tra il diritto dell'imputato ad essere tutelato e la giustizia per le vittime che invece hanno subito una violenza inaudita, il procuratore ha scelto il diritto, per cui tutto il processo è andato in prescrizione. La cosa non finisce lì perché la popolazione si è veramente ribellata e i nostri avvocati hanno ritenuto di contrapporsi a questo verdetto, per cui c'è stata c'è stato il ricorso del tribunale e quindi la Cassazione sarà nuovamente tenuta a definire se questo processo si farà nuovamente per omicidio colposo o per strage, per disastro. Sia nell'uno che nell'altro caso comunque gli avvocati sono ben convinti ad andare avanti perché comunque questo magnate che ora si trova in Costa Rica a fare la bella vita avrà comunque fino alla fine dei suoi giorni di fare puntate su di lui, anche se lui si ritiene un benefattore dell'umanità, nel senso che vuole
dire comunque che dà dei soldi a chi accetta di togliersi dal processo. Ma noi naturalmente siamo ben decisi fino in fondo a non lasciarli scontare niente. Questo è un momento molto delicato, molto particolare, proprio perché stiamo attendendo che la Cassazione si esprima sul fatto di avere ancora un grande processo oppure che questo processo venga spezzettato in quattro processi suddivisi nelle diverse procure in cui sono stati perpetrati questi danni. E l'importante della cittadinanza è quella di reagire, cioè non lasciarsi cogliere così, lasciando dire tanto si fa, fanno sempre quello che vogliono, perché questo è l'errore più grande. E noi abbiamo visto che anche durante la prima fase del processo c'è stata la cosiddetta offerta del diavolo, nella quale il Smidagli aveva offerto alla città di Casale Monferrato 18 milioni di euro affinché tutto venisse messo a tacere. In quella serata in cui si sarebbe dovuto decidere di accettare o meno questa offerta, tutta la cittadinanza si è riversata nelle vie principali e ha per ben quattro volte interrotto l'udienza del Consiglio Comunale, proprio gridando la propria rabbia. E questo ha fatto in modo che questa offerta non venisse presa in considerazione. Ma chiaramente, se non ci fosse stata questa rivolta di tutti quanti, le cose sarebbero passate tranquillamente. Quindi ribadisco quanto sia importante essere sempre vigili su quello che sta accadendo intorno a noi, perché è l'unico modo per poter riuscire in qualche modo a contrastare il danno che subiamo per il profitto, per motivi che vanno al di fuori della nostra portata. Noi veramente ci sentiamo sempre in pericolo e quindi non bisogna mai abbassare la guardia in questi momenti, ma essere attenti e contrastare anche in maniera forte, perché è l'unico modo per riuscire ad avere qualche ragione su questo. Buonasera, io volevo ringraziare chi mi ha invitato a parlare sia la settimana scorsa che questa settimana. Purtroppo dirò delle cose molto spiacevoli e molto brutte, però si è visto Casale nella testimonianza che l'amianto fa male e uccide. Oggi mi ha telefonato un giornalista per chiedermi che cosa ne pensassi, cosa avessi in mente di dire o meno, e la prima cosa che mi ha chiesto era se avevo un'appartenenza politica. Io gli ho risposto che appartengo al genere umano, a quella parte del genere umano che sia grandissima, sempre più grande, che si fa carico di cercare di evitare le malattie, perché non è facile curarle, ma è molto più facile poterle prevenire, e pare che qua nessuno che voglia prevenire le malattie che l'amianto crea. Dunque, l'amianto è riconosciuto come uno dei materiali più pericolosi tra tutti quelli presenti nella vita e nel lavoro. È un'acquisizione recente la sua pericolosità, soprattutto se consideriamo il fatto che è conosciuto da tantissimo tempo, fin dall'antichità, e che nell'ultimo secolo ha avuto vari impieghi molto diversificati e anche molto diversificati. Infatti vediamo che fin dai tempi dei Romani, dei Greci e dei Cinesi, e ancora Marco Polo riferiva di un tessuto che resisteva al fuoco ricavato da una fibra scavata dalla terra.
Amianto in greco o asbesto sono simili, vuol dire immacolato, incorruttibile, perpetuo e inestinguibile. È presente in nature diverse nel globo terrestre e si ottiene dalla roccia madre dopo macinazione e arricchimento in miniera a cielo aperto. Cioè questo vuol dire che comunque la miniera d'amianto è una tragedia. È un materiale fibroso, ci sono diversi tipi, amianto blu, bruno, bianco, ed è stato impiegato per molte delle sue proprietà a vari livelli, sia perché resiste ad alte temperature, resiste agli agenti chimici, ha un ottimo isolamento elettrico, ha una resistenza meccanica notevole e soprattutto a un basso costo. È stato utilizzato in più di 3.500 prodotti e si può utilizzare in amianto compatto, amianto debolmente compatto e friabile. Il rischio dell'amianto nei materiali contenenti amianto nell'ambito delle attività lavorative e della vita, soprattutto prima del 1994, abbiamo avuto una marea di prodotti utilizzati con amianto e con materiali contenenti amianto. Dal 1908 è stata segnalata il primo caso di fibrosi polmonare interstiziale nei lavoratori esposti all'amianto, e così andando avanti negli anni, nel 1927 è stata definita l'asbestosi. Nel 1933 si è visto che i lavoratori inglesi hanno cominciato a regolamentare i rischi dell'amianto, finalmente nel 1935 purtroppo si è descritto un caso di carcinoma polmonare in lavoratori esposti all'amianto, e nel 1934 e 1940 hanno posto un limite di fibre per litro che è esattamente uguale a quello attuale tollerabile ai sensi della legge 27791. Nel 1943 l'asbestosi è stata inserita nelle malattie con obbligo di assicurazione per malattie professionali, è stato evidenziato poi nel 1947 la correlazione fra la presenza di amianto e conseguentemente la presenza di mesotelioma, sono stati fatti studi epidemiologici associando l'asbestosi, cancro polmonare e mesoteliomi, finalmente nel 1991 la direttiva europea in materia di esposizioni professionali ha recepito il fatto della malattia professionale, e nel 92 sono state emanate norme per cessare l'uso di amianto. Le patologie sono un problema di grave sanità pubblica, che può venire inalato, le fibre di amianto possono essere inalate, quindi sviluppano malattie che possono avere conseguenze mortali, in casale la testimonianza. Dal 92 non si può più produrre e importare oggetti e prodotti che contengono amianto, però buona parte di edifici e installazioni tecniche ce l'hanno ancora, anche a nostra insaputa. Si possono riscontrare fibre di amianto durante i lavori di ristrutturazione e demolizione, durante i lavori di risanamento, i famosi lavori fai da te, bonifiche o smaltimento rifiuti. C'è una fase fino agli anni 80 in cui c'erano esposti all'amianto i lavoratori che lavoravano all'amianto direttamente e le manifatture che contenevano amianto, poi i coibentatori e i lavoratori dei cantieri navali, e poi utilizzando l'amianto non come materia prima ma per installazione, riparazione e manutenzione in edilizia pubblica e privata, e poi quelli che fanno la bonifica. È pericoloso quando si trova nelle condizioni di poter disperdere le sue fibre con sollecitazione meccanica, eolica, quindi attraverso il vento, stress termico e il dilavamento di acqua piovana. L'amianto friabile può essere ridotto in polvere semplicemente manovrandolo con le mani, è molto molto più pericoloso di quello compatto, perché essendo compatto non si riesce a sfibrarlo in modo sufficiente. Qui vediamo praticamente tutti gli usi e dove arriva l'amianto. La materia prima può essere semilavorata, può essere lavorata, può essere compatto, però arriva comunque in discarica e bisognerebbe vedere come ci arriva e cosa viene fatto quando arriva in discarica. La fibra regolamentata dovrebbe essere con un diametro inferiore ai 3 nanometri, una lunghezza più lunga di 5 nanometri, con una proporzione superiore a 3. La consistenza fibrosa dell'amianto è la base delle sue proprietà tecnologiche, conferisce al materiale purtroppo proprietà di rischio perché causa di gravi patologie, soprattutto per l'apparato respiratorio. L'amianto può rilasciare delle fibre potenzialmente inalabili, e si possono suddividere in modo estremo, e queste fibre possono arrivare ovunque nel nostro corpo, sia per via respiratoria, che è la più importante, sia per via digestiva, quindi mangiando, bevendo, ottenendo fibre respirate e intrappolate anche nel muco. Qui abbiamo un esempio di quello che può essere, per esempio, una doccia con acqua all'asbesto. Non vuol dire che ci sia per forza l'asbesto dentro l'acqua della doccia, ma nei tubi che portano l'acqua
può arrivare tramite l'occhio, tramite il naso e la faringe, addirittura tramite le ovaie a venire a contatto col corpo, per cui o per inalazione o per ingestione, polveri, liquidi, cibi e anche la doccia. In caso di lavorazione di prodotti con l'amianto e anche di danneggiamento di questi prodotti, vengono lasciate delle fibre, si sfaldano in modo longitudinale, penetrano, possono penetrare nei polmoni attraverso le vie respiratorie e si degradano molto difficilmente, che vuol dire che restano così come sono, ci possono rimanere inalterate per decenni e quindi possono purtroppo eventualmente penetrare nella pleura o nel peritoneo. Le malattie causate dall'amianto sono chiaramente e più facilmente compatibili con una durata di esposizione maggiore e una maggior concentrazione di fibre respirabili nell'aria. Possono provocare varie patologie o malattie, qualche volta benigne come lesioni polmonari, le pleuropatie benigne, l'asbestosi non è benigna ma non porta necessariamente a morte, cancro polmonare e mesotelioma purtroppo sì. Oltre ai polmoni possono arrivare anche al cervello, policisti, colon, tessuti emolinfopoietici, esofago, laringe, mammella, praticamente dappertutto. Non sto a fare l'elenco perché non manca niente. Queste si vedono, qui si vede la localizzazione delle patologie, quindi delle malattie dovute all'asbesto. Possono arrivare al cervello, dando eventualmente anche, come abbiamo visto nel diapositiva precedente, anche il morbo di Alzheimer qualche volta, alla tiroide con cancro della tiroide, alla laringe, al polmone, al rene, al peritoneo, all'ovaio, al testicolo, alla prostata, alla vescica, non c'è un organo praticamente libero. Le patologie che possono essere legate a inalazione di fibre di amianto sono asbestosi, carcinoma polmonare e per le membrane sclerosi e mesoteliomi. Si manifestano molti anni dopo l'esposizione, dai 10 ai 15 per l'asbestosi, anche ai 20-40 anni per il cancro e il mesotelioma. L'asbestosi è una malattia grave, ha un andamento cronico, il che vuol dire che una volta che non ce l'ha non se la toglie, ed è stata la prima ad essere correlata all'inalazione di fibre di amianto. Si ha un progressivo aggravamento, conduce a insufficienza respiratoria e di conseguenza complicanze cardiocircolatorie. È un ispessimento e l'indurimento del tessuto polmonare, quindi crea un difficile scambio di ossigeno tra l'aria ispirata e il sangue. Chiaro che si manifesti per esposizioni medio-alte, è una malattia professionale che è quella che ha creato il maggior numero di decessi, dopo 15 anni dall'esposizione, per carità, però non è piacevole comunque. Questi sono polmoni, quello più chiaro, quello bianco, è un polmone normale, a sinistra è un polmone con l'asbestosi. È abbastanza rigido, bloccato, fa fatica a muoversi, quindi rimane come se avesse delle catene intorno. Il carcinoma polmonare è un tumore maligno più frequente anche per esposizione a basse dosi. Logico che il fumo di sigaretta possa amplificare questo effetto e aumentare quindi la possibilità di contrarre questa malattia. Sarebbe quella specie di pallino bianco che si può vedere nelle varie forme che ci possono essere. Il mesotelioma ha esito invariabilmente infausto, insorge a partire dalla pleura e alla pleura a livello polmonare, meno frequentemente negli organi addominali, addirittura al cuore e i testicoli eventualmente. Questa latenza del mesotelioma prodotto dall'asbesto può rimanere latente più di 30 anni, aumenta sia quello aumentare dell'intensità dell'esposizione che della durata e quindi anche con le fibre complessivamente inalate. Questa è la spiegazione di che cos'è la pleura, il mesotelioma dove si può annidare. La pleura può essere viscerale, quella completamente attaccata al polmone, e varietale, quella un pochino più esterna. Si vede un polmone sano e un polmone malato. Quindi tutto quello che sembra una schiuma è il cancro che invade il polmone attraverso la pleura. Questo diagramma ci fa vedere come siano l'attesa del picco massimo di malattie correlate all'asbesto tra il 2015 e il 2025, la riga più scura. Sono ancora tantissime quelle che si vengono attese, quindi nonostante dicano che è una malattia che si sviluppa entro 40 anni, quelle che già hanno avuto contatto purtroppo c'è. L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni, quindi l'INAIL, dal 2008 riconosce come causate dall'esposizione all'asbesto alcune patologie che sono annoverate in questa lista che adesso vedremo,
e poi ce ne sono altre che avrebbero delle probabilità più o meno elevate. Ha molta elevata probabilità con l'asbesto, c'è cioè l'asbestosi polmonare, placco e spessimento della pleura, l'esotelioma pleurico, pericardico, peritoneale, della tunica vaginale del testicolo, del polmone, della laringe e dell'ovaio. Una possibilità limitata correlata all'asbesto, tumore della faringe, dello stomaco e del colon, probabilmente possibile anche un tumore dell'esofago, comunque su tutte le forme tumorali a esito infausto. Il rischio di malattia è dovuto certamente alla concentrazione di fibre dell'amianto respirabile, alla durata dell'esposizione e da fattori aggravanti che possono essere per esempio la presenza di altri metalli come cromo, mercurio, zinco, arsenico, fumo di sigaretta e anche microorganismi come candida, citomegalovirus, clamidia e helicobacter pylori, quindi tutte cose che associate già alla tragedia dell'amianto possono peggiorare la situazione. È stato creato un registro di mesoteliomi in Italia e fino al 2004 ci dava come media dell'età della diagnosi, quindi si arrivava fino verso i 68 anni, più o meno come media per poter riuscire a stabilire che uno avesse questa malattia. Era più alta negli uomini che nelle donne, aveva un periodo di latenza di 44 anni e la cosa più tragica è che la media di sopravvivenza era di 9 mesi dopo che era stata fatta la diagnosi. Per il discorso soglia, risposta, fibre minime, è chiaro che abbiamo dovuto stabilire un limite minimo sotto il quale non si possa scendere o sopra il quale comincia a diventare pericoloso. Dal mio punto di vista, anche solo una fibra di amianto può essere una tragedia. Logico che più ce ne sono, più è facile, però basta una fibra che arriva nel posto sbagliato, al momento sbagliato, e non c'è santo per nessuno. La cosa più brutta, secondo me, oltre al fatto che uno possa ammalarsi di mesotelioma, è il fatto che il 5% dei casi originano da esposizioni di tipo ambientale e un 4% da esposizioni di tipo familiare. Questi soggetti ammalati non hanno alcun tipo di riconoscimento. Questo cosa vuol dire? Che fibre portate a casa da persone che hanno lavorato a contatto con l'amianto, che possono averle avute anche addosso nei vestiti o che possono aver lavorato, respirato, arrivano a casa, tossiscono, espellono questa fibrilla di amianto, le persone che vivono a contatto con gente che è stata a contatto con l'amianto possono essere soggette agli stessi rischi e questo purtroppo non è riconosciuto. Quindi vivere in un sito contaminato come può essere Casale, speriamo che non capiti da altre parti, è un trauma accumulativo che porta malattia e morte per un killer invisibile. Bisogna cercare di creare protocolli di presa in carico multidisciplinare che devono offrire un approccio di cura integrato sia al paziente che alle persone che abitano con lui, che vivono con lui, che lo supportano. Vivere immersi in un ambiente in cui è ancora presente il rischio di un'esposizione all'agente patogeno, quindi all'amianto, unitamente alla consapevolezza del gran numero di vittime decedute a causa di malattie polmonari mortali, può condurre molti cittadini a disinvestire nella vita sociale e affettiva, alimentando la paura legata al contagio aereo della malattia. Isolamento ed esclusione vengono sperimentati dalle persone che abitano con pazienti deceduti per questo problema, che si sentono messi da parte dalla comunità in quanto quei loro lutti ricordano a tutti quanto è pericoloso il luogo in cui continuano a vivere. Emerge quindi un conflitto inconscio tra vita e morte, unito al ruolo che la fabbrica, in questo caso la fabbrica Casale, ci si riferiva loro, ha rivestito negli anni per la comunità. Ha potuto, sì, offrire agli abitanti lavoro, sicurezza e benessere, però ha portato e continua a portare malattie e morte non solo nei lavoratori ma in tutti gli abitanti. Quindi questo conflitto porta sentimenti di rabbia, come diceva giustamente, colpa, disperazione, vergogna e desideri di vendetta, ci stanno tutti. Quindi l'uso dell'amianto è stato bandito e le procedure per il controllo dell'esposizione e delle attività che comportano manipolazione di questo materiale sono definite e indicate, però l'amianto è ancora un problema per la salute, per il numero di persone che sono state esposte in ambienti di lavoro nei decenni precedenti, per il permanere di potenziali esposizioni, in particolare limitate attività, quindi bisogna valutare il rischio reale di questi ambienti di lavoro e monitorarlo, non come ha fatto l'ARPA fino adesso, e per l'inquinamento degli ambienti normali di vita, perché ci sono rischi per la salute da basse esposizioni a fibre ultracorte e ultrafini.
Quindi sarebbe fondamentale identificare le fonti di dispersione e intervenire per eliminarle o controllarle in modo decente. Se Giuliano vuoi aggiungere qualcosa sull'ultima parte, quello un po' più concretamente, la quotidianità di Casale. Beh, devo dire che adesso comunque a Casale la bonifica è stata fatta in un modo molto preciso e è stato fatto più di un censimento in cui le persone hanno dichiarato di possedere o una tettoia o addirittura un sottotetto, perché bisogna ricordare che l'amianto veniva in quel periodo anche regalato, venivano gli scarti della lavorazione, venivano regalati per coibentare i sottotetti, per appunto i cortili, affinché i bambini che giocavano anche negli oratori non si facessero male, quindi addirittura veniva sparso così. È per questo che si è verificata questa strage, proprio per la grande dispersione dell'amianto che è stata fatta negli anni. E quindi attualmente invece quasi tutti gli edifici pubblici, cioè tutti gli edifici pubblici sono bonificati e parecchi tetti, anche delle case di privati, e addirittura adesso riusciamo anche a fare degli esposti affinché chi non provvede direttamente venga segnalato e questo capannone, questo abbiamo visto ultimamente, parecchi capannoni che sono poi stati presi in consegna proprio dall'autorità cittadina affinché la bonifica venisse fatta. Quindi attualmente direi che Casale purtroppo sconta il danno subito negli anni, perché vediamo che si ammalano quelli che erano bambini negli anni proprio di grande produzione dell'Etherly, ed erano proprio quelli che magari andavano a giocare nel cortile dove era stato sparso questo polverino. Quindi purtroppo noi di queste morti ci vengono segnalate una alla settimana, ed è una cosa molto dolorosa, proprio perché cioè le persone che si trovano in questa situazione si capisce che non sanno veramente dove sbattere la testa, e noi come associazione cerchiamo di dare innanzitutto un'accoglienza e di dare anche l'indicazione delle cure che sono attualmente molto, molto valide. Il mio vicepresidente è un malato di mesotelioma ed è una persona molto, molto attiva. Lui è malato da 3 anni e mezzo, ma nonostante questo continua a svolgere una vita normale proprio grazie alle cure che sta facendo, ed è un grande incoraggiamento anche per altre persone che si ammalano, appunto come avevo detto precedentemente, non hanno modo di farsene una ragione proprio. E quindi noi come associazione cerchiamo di essere vicino e sempre di stimolare la grande conoscenza che bisogna avere in questa materia, e non essere indifferenti e lasciare che le cose vadano come di solito si è abituati a lasciare andare. Invece se c'è un po' di presa di coscienza, cioè si deve riuscire in qualche modo ad arrivare a una soluzione, che purtroppo, ecco, si sa che il picco delle morti deve ancora arrivare, ma nello stesso tempo si provvede innanzitutto a fare la bonifica. Noi abbiamo le discariche apposite per l'amianto, per cui insomma si cerca di arginare il danno che è stato fatto nel tempo, anche se è un
un grande lavoro. Aggiungo una cosa, perché se posso, nei confronti di quello che succede a Casale, hanno impiegato tanto tempo e ancora adesso non hanno risolto direi il problema, ci stanno lavorando. Col terzo valico, purtroppo, per come lavorano chi realizza l'opera e chi sta facendo i controlli, si rischia di essere in una situazione peggiore. Mi spiego, a Casale tutto sommato producevano manufatti lavorando l'amianto, quindi, come stavo giustamente spiegando, quando vedono e si accorgono di avere un sottotetto che ne contiene, cioè hanno l'occhio per il manufatto, quindi il tetto con le lastre di internet, i tubi, tutto quello che può essere, lo individuano. Per come funziona un metodo di controllo della roccia che contiene amianto, potrebbero non accorgersene, abbiamo visto prima il 98% di errore. Cosa significa? Significa che loro dicono: noi abbiamo messo la centralina che monitorizza il rilascio di fibra nell'aria in quel preciso posto, quindi non si liberano fibre, state tranquilli. In realtà non si liberano fibre, ma non vuol dire che ci sia magari un alto contenuto di amianto che nel tipo di spezzatura della roccia, quindi facciamo una macroscopica, si rompe un bel mazzo di roccia in due parti, la vena con le fibre è contenuta magari in una parte o nell'altra, questa viene presa e trasportata via, la centralina non individua la fibra, però l'amianto in quei pezzi di roccia c'è. Allora cosa succede? Succede che una volta che va fuori, va nei siti di deposito, va magari nei siti in cui poi un domani decidono di riutilizzarli per produrre cemento o altri tipi di lavorazione che si basano sulla frantumazione di questi prodotti, vengono mescolati, aggregati con dei leganti, vengono utilizzati ad esempio poi per fare le pareti di una scuola, vengono utilizzati per fare il fondo di una strada, vengono utilizzati per fare magari l'aula, la sede in cui siamo oggi. Non c'è più traccia, non c'è più percezione di quello che sta succedendo, quindi non c'è qualcuno che è in grado di dire: ma lì dentro c'è quel tipo di roccia che conteneva amianto, né quello lì è un prodotto tipico derivato dall'amianto, però è sbriciolato all'interno. Quindi nel momento in cui si frantuma per produrre la materia grezza per poi avere questi prodotti, o successivamente vengono demoliti perché la strada va rifatta, perché la scuola è crollata il soffitto e bisogna rimetterlo a posto, nessuno ha l'idea che bisogna mettere un controllo e bisogna stare attenti. Viene fatto come una normale lavorazione e non si sa né da un lato dove andare a intervenire per rimettere in sicurezza e fare la bonifica, né dall'altro che si sta respirando amianto. Quindi non soltanto si crea un problema per quelli che respirano i prodotti del terzo valico da adesso e che si verificherà tra 30 anni, ma anche quelli che magari tra 15 anni cominceranno ad andare a riprendere quel deposito per fare altri prodotti e lo porteranno in avanti in altri 40 anni. Quindi è una cosa da cui non si esce. Nel momento in cui si perde traccia e si fa finta di niente, facciamo una specie di diffusione epidemica che è incredibile. A rinforzo di quanto diceva Francesco, che il materiale che stanno scavando oggi finirà, sta finendo ovunque, c'è il signore De Michelis che ha iniziato a vuotare il sacco, a dire che sostanzialmente, oltre a scavare roccia contenente amianto, oltre a fregarsene bellamente di dove viene smaltita, si stanno anche rivendendo questa roccia come materiale buono, materiale che finisce nelle case, materiale che può essere considerato un inerte assolutamente positivo, che viene dai nostri Appennini, quindi può essere utilizzato. Ringrazio Francesco per quello splendido video, non so che telegiornale fosse, sì. Telecity, sembrava di vedere un filmato dell'Istituto Luce degli anni 20, c'era una serie di luoghi comuni e pazzeschi, e soprattutto c'era una platea di, tranquillamente si possono definire, di sacchi di merda e inovesi. Sì.
sindaco, il sindaco attuale, soprattutto questa figura mitologica che è Mallarino, che da anni gira intorno alla questione del Terzo Valico, non si sa bene a quale titolo, comunque è un esperto e va bene così. Detto questo, direi che possiamo lasciare il microfono aperto se ci sono interventi, sono ben accetti, se ci sono domande per gli ospiti pure. C'è una battaglia tra Terzo Valico e Val Morbida di Cilente. Buonasera a tutte e a tutti, grazie ovviamente alla dottoressa, grazie a Giuliano, Francesco non lo ringrazio tanto, insomma, è uno dei nostri, c'è pure. C'è una cosa che un po' mi manda il sangue al cervello, no? Lo dico francamente, cioè io credo che la presenza di Giuliana è la testimonianza dell'assurdità di quello che stanno facendo. La storia che testimonia Giuliana, quello che è avvenuto con Casale Monferrato, la forza di quella comunità di ribellarsi a quello che stava succedendo, di denunciarlo, di lottare, di provare ad ottenere giustizia dentro i tribunali, per quanto questo poi non si sia ottenuto, è la dimostrazione lampante che quello che la classe politica che oggi governa e che sostiene la realizzazione del Terzo Valico, qua da noi, in tutti i territori interessati dal Terzo Valico, sta facendo qualcosa di, non riesco a definirlo, sta facendo qualcosa di incredibile fondamentalmente, perché ci sembra di capire che la lezione di Casale Monferrato, che è una lezione riconosciuta in tutto il mondo, perché loro testimoniano con la loro battaglia in ogni angolo del mondo, sembra che proprio nel luogo, nella provincia in cui questa tragedia è avvenuta e quella comunità si è riscattata, non l'hanno voluta imparare. Stasera del Terzo Valico ha lasciato delle ferite aperte, secondo me ne lascerà ancora molte. Io personalmente ho una grande ferita aperta con una persona, che è un tuo conterraneo, che era l'ex presidente della provincia d'Alessandria, che è di Casale Monferrato, Paolo Filippi, che ha avuto anche lui un lutto in famiglia legato alla questione dell'amianto. Non dimenticherò mai che Paolo Filippi lasciò un'intervista, probabilmente mosso anche dalla tragedia in qualche modo che l'aveva toccato, dove diceva: io sono favorevole al Terzo Valico, lo sono sempre stato, noi pensiamo che il Terzo Valico sia un'opera giusta, ma se è vero che c'è l'amianto, io farò le barricate, perché non possiamo rischiare che qualcuno si ammali. L'amianto è stato trovato. Quando noi dicevamo che c'era l'amianto, dicevano che eravamo terroristi, che facevamo, diciamo così, un sacco di propaganda. Adesso lo ammette l'ARPA, lo ammette il COCIR, sappiamo che l'amianto è ovunque, ma Filippi se ne sta ben zitto. E io credo che questa sia una di quelle ferite aperte che, bene o male, negli anni, nel tempo, dovremo continuare ad urlarglielo in faccia a quella gente. Che davanti al fatto che c'è la presenza dell'amianto, davanti al fatto che tutta la comunità scientifica dice che basta respirare una sola fibra per contrarre delle malattie mortali, la classe politica decide che tutto sommato, perché poi dobbiamo dircela tutta, non dobbiamo girarci intorno. Loro ci stanno dicendo che nel nome del loro finto progresso mettono in conto che la gente possa morire. Noi invece siamo quelli che pensano che se anche il Terzo Valico fosse l'opera più importante del mondo, che sappiamo non l'è, sappiamo che non serve un cavolo, non serve un tubo, non c'è uno studio sul rapporto costi-benefici, ma se anche fosse l'opera più importante al mondo, se si rischia la morte di una sola persona, forse bisognerebbe fermarsi. Io credo che questa sia la differenza tra chi ragiona con i soldi, perché sappiamo che il Terzo Valico innanzitutto lo costruiscano perché in pregilo, insomma, una bella banda di banditi, nel senso che recentemente persino il capo di in pregilo è stato inquisito, devono pappare 6,2 miliardi di soldi nostri, delle nostre tasse, e penso che sulla vicenda del Terzo Valico, come dire, è avvenuto tutto quello che in queste lunghe assemblee, sono 5 anni che facciamo, avevamo detto. Dicevamo che ci sarebbero state le infiltrazioni della criminalità organizzata, TAC, 'Ndrangheta e Camorra all'interno dei cantieri. Dicevamo la presenza d'amianto, boh, ormai questo è un dato che sta sui giornali praticamente tutti i giorni. Dicevamo che ci sarebbe stata la devastazione ambientale. Chiunque va a farsi un giro a Moriasse, a Rimero, a Libarna, a Stravalla, no, a Della Pieve, la vede che cos'è la devastazione ambientale. Io credo però
perché mi sembra ogni tanto di sentire una cosa, no? Una cosa che dicono soprattutto gli amici del PD, quelli che pensano che ormai insomma bisogna andare avanti, l'opera va chiusa, loro dicono ormai è tutto quanto a soqquadro, forse ci conviene finire l'opera perché altrimenti resta tutto com'è. Io penso una cosa diversa, io penso che se si pensasse di porre fine alla questione del Terzo Valico oggi e si ponesse sul tappeto il fatto che tutte le aree che sono state devastate devono essere riportate nella loro condizione originaria, innanzitutto si spenderebbe probabilmente un ventesimo di quello che è previsto, ma soprattutto questa roba significherebbe difendere in qualche modo la salute nostra e dei nostri figli, perché poi il nodo è sempre quello, tempi di incubazione di malattie di 30 anni, il problema poi ce l'hanno i bambini, no? Giuliano diceva che adesso si aspettano i picchi di malati, di persone che erano bambini quando ci fu la contaminazione dell'amianto. Io credo che la partita è ancora aperta, nel senso che, sapete, hanno iniziato nel 2012 a lavorare, loro dicono che hanno iniziato ad aprile a costruire il Terzo Valico e continuano a raccontare la palla che nel 2020 finiscono. Dicono, i dati sono i loro, sono al 18% di avanzamento lavori, non hanno costruito neppure un quinto dell'opera, fondamentalmente. Con questi ritmi, boh, forse nel 2030, 2035, 2040, 2050, forse riusciranno a finire il Terzo Valico. Ormai loro ammettono che il tracciato era sbagliato, difatti cancellano lo Sciutte di Novi, difatti stanno riprogettando l'interconnessione a Genova, difatti stanno riprogettando la connessione con la linea Tortona, nel senso che si sono resi conto di quello che i nostri tecnici avevano sempre detto, un progetto vecchio di 20 anni che in qualche modo non aveva più senso, e credo anche, visto il mutare della condizione politica, visto che molto probabilmente, per fortuna, se mai un giorno torneranno a darci il diritto di voto, non ci sarà più Renzi che vince le elezioni col 40%, ma ci sarà una situazione probabilmente di immenso caos, dove non si capirà, nessuno di noi capirà chi riuscirà a formare un governo, considerato che in primavera, fra 2 mesi, si vota a Serravalle, si vota ad Alessandria, comuni dove ci sono liste pesantemente schierate contro il Terzo Valico, anche grazie in qualche modo al lavoro che si è fatto, noi pensiamo che la partita sia ancora aperta e noi pensiamo che usare, diciamo così, quello che viene definito il principio di precauzione dovrebbe mettere tutti quanti nella condizione di dire che questa porcata chiamata Terzo Valico è durata fin troppo e forse sarebbe il caso di piantarla. Come ben sapete, noi non siamo quelli che si affidano agli altri, noi non siamo quelli che pensano che per risolvere questa partita ci vuole per forza il governo amico. Noi pensiamo che questi anni di lotta hanno avuto il grande merito, questo ce lo riconoscono i nemici, che sono indietro coi lavori, con un programma saltato, hanno anni di ritardo, ma soprattutto se non ci fosse stata l'opposizione popolare oggi non si starebbe parlando di amianto, perché almeno questo risultato ce lo dobbiamo rivendicare. Se oggi si parla di amianto e ci sono tutti i controlli, seppur fatti male, come li sta facendo ARPA, questo è un risultato che ci siamo portati a casa con le manifestazioni da migliaia di persone, con le assemblee, informando le persone. Di conseguenza per noi la lotta va avanti ed è un po' per questa ragione che crediamo anche che sia di nuovo tornato il tempo di far vedere che non ci siamo arresi, di far vedere che noi continuiamo a chiedere, continueremo a chiedere fino alla fine che si rinuncia alla costruzione dell'opera. Lo faremo ad Alessandria a fine maggio, nei prossimi giorni in qualche modo ci sarà l'annuncio ufficiale. A fine maggio ad Alessandria ricostruiremo una grande marcia popolare per chiedere lo stop alle discariche, al Terzo Valico e alle cave. Lo faremo insieme ai comitati di base della Valle Bormida, perché credo che una delle cose belle in qualche modo che ci consegnano le lotte popolari, che queste lotte poi si riconoscono e si parlano. Stasera qua c'è Giuliana con noi, ci sono i comitati della Val Bormida, insieme alla Val Bormida facciamo questa manifestazione, perché in qualche modo siamo convinti che la parola fine di questa vicenda non è ancora stata scritta e che, a prescindere da chi sarà il prossimo sindaco d'Alessandria, a prescindere da chi sarà il prossimo presidente del Consiglio, dobbiamo tenere alta la guardia e dobbiamo imporre che, per esempio, laddove ci sono le cave e dovessero esserci delle amministrazioni contrarie al Terzo Valico, quelle cave vadano chiuse, e questa cosa si può fare perché le ordinanze l'ha fatta Rita Rossa per finta, salvo poi ritirarla dopo 2 mesi perché era sotto la pressione, diciamo così, della gente di Alessandria che si stava incavolando, e perché, come ricordava bene Egio all'inizio, recentemente la vicenda della costruzione del TAP in Puglia ci dice
che i sindaci non sono per forza i burattini che abbiamo avuto noi ad Arquata, Serravalle, Novi, Pozzolo, Brogna, del cane, del culo, del coci, e mai disponibili a difendere la salute dei propri cittadini. Ma a volte ci sono anche degli amministratori pubblici con la schiena dritta, e per un amministratore pubblico avere la schiena dritta normalmente è decidere di schierarsi con chi difende il proprio territorio e con chi difende la salute. Di conseguenza, proprio perché la partita non è finita, tutti quanti dobbiamo continuare a metterci in gioco, tutti quanti dobbiamo continuare a dedicare una piccola parte del nostro tempo alla causa comune. Chiedo veramente a tutti quanti che quando ci sarà questa manifestazione a fine maggio da Alessandria, anche da Arquata, anche da Serravalle, anche da Novi, anche da Pozzolo, io spero, mi auguro e chiedo a tutti quanti di partecipare a questa manifestazione, perché dimostreremo che siamo ancora migliaia di persone e che la parola fine sulla questione Terzo Valico verrà messa esclusivamente quando rinunceranno alla costruzione dell'opera.
qualcun altro che vuole venire a parlare, lo aspettiamo qua sul palco. Tanto aggiungo qualcosa che mi sembra di aver letto sempre a proposito di ieri, ho sentito, ora non mi ricordo, che sempre ARPA avrebbe detto che i metodi di campionamento in effetti sono quelli che prevede la legge, non sono quelli che loro avevano chiesto più restrittivi e di cui il Ministero dell'Ambiente col famoso protocollo amianto aveva fatto suoi imponendoli a COGIP, che però non li sta utilizzando. E tra le cose avrebbe detto che però non hanno ancora denunciato COGIP perché alla fine tutto sommato lavora secondo la legge. Allora questo è interessante perché ARPA si eleva al di sopra dei giudici e decide in prima battuta se è il caso di segnalare alla magistratura o meno un comportamento previsto dal protocollo amianto, che a questo punto diventa carta straccia, perché se il protocollo amianto prevede qualcosa dopo che ce l'hanno sbandierato per giorni, anni addirittura, e poi viene ignorato, non va bene, vuol dire che non serve. Ma soprattutto se è ARPA che fa un vaglio preliminare di quello che è secondo legge o contro legge, di nuovo ci troviamo ad avere un po' di dubbi. Voi la denuncia fatela perché non è rispettato il sistema, la magistratura vi dirà che è giusto o non giusto come sta procedendo oggi, ma non si può immaginare che come scusante venga detta da ARPA stessa non va bene quel sistema ma non li denunciamo. È una cosa, non si regge in piedi. Tino? No, ma mi serve un po' di spazio perché volevo leggere due cose, perché lui ha parlato giustamente del 161 del 2012. In realtà c'è il passaggio dal 161 del 2012 al 279 del 2016 per l'estate scorsa che peggiora molto le cose. E questa è una cosa qui è voluta dal governo, gente ben più grossa di Filippi per capirci. Per esempio, qui c'è anche un bel pezzo, una bella roba da 108 pagine che spiega quali erano le richieste che sono state fatte per rendere più facile la realizzazione di opere come tantuali. Qui hanno cambiato la legge peggiorando la situazione per tutte le tante scavo di tutte le opere vitali, e ad esempio c'è un fatto che l'articolo 4,4 della legge viene detto che di fatto nessuno può chiedere parametri più restrittivi di quelli specificati nel 152 del 2006. Praticamente COGIP quello che dice va bene, ARPA non può chiedere parametri più restrittivi. Questa cosa qui fa decadere tutte le cose che si possono fare su quello. Quindi la percentuale di amianto dell'1 per 1000 rimane e non si può modificare, e questa è una cosa richiesta da loro, chiaramente. Un'altra delle cose che è importantissima per noi è questa. A un certo punto dice: lo schema del regolamento inoltre, diversamente dal disposto dell'articolo 4,3 del decreto ministeriale 161-2012 che lo prevedeva, non ha previsto l'adozione di un apposito decreto per definire le modalità di stipule di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione e il relativo piano di utilizzo non vada a buon fine. Cioè, se vengono fatti dei danni, non paga più nessuno. Questo è molto chiaro, scritto qua. Tale
previsione non è stata confermata in quanto non prevista dalle vigenti normative europee e non giustificata da esigenze di tutela ambientale e sanitaria. Punto. Cioè, l'Europa non lo prevede e quindi da adesso in poi, se ci sono qui qua, non li paga più nessuno. Questo non è la legge. A chiedere di abbassare dall'1 per 1000 allo 0,1 per 1000 non era per compagnia, l'Istituto Superiore di Sanità. E in commissione alla Camera e al Senato la cosa è stata bocciata prima dell'1 per 1000. Quindi, contro ci abbiamo dei nemici ben più grossi. Cioè, è a Roma che si è deciso questo, e lì una volta i soldi che vanno lì. Sì, così, briciole qua, briciole. E adesso c'è da dire che il passaggio di presidio da Gavio a Salini, che è a Roma, vuol dire tante cose. E penso che abbiamo anche scoperto che tra i Salini, dalla famiglia Salini, si giocavano queste cose, se le fisticciavano, e poi la morte di uno dei Salini, del cugino del Salini, indagato alle 3 di notte sulla Porsche a Roma, fa pensare. Quindi dietro c'è davvero tanto. Non possiamo aspettare che i giornali ci aiutino, i media ci aiutino. Qui abbiamo contro davvero un muro. A maggior ragione noi non dobbiamo nulla e dobbiamo cominciare a fare qualcosa di più, secondo me, perché noi abbiamo gli argomenti giusti, il ragionamento fatto da lui con quelle diapositive micidiali, chiarissimo. Questa cosa qui dobbiamo, le IED ci hanno aiutato una volta, più di tanto non potranno fare, dobbiamo diventare noi le IED, diventare noi a cercare questa gente qui, a intervistare quando loro scappano. Cioè, dobbiamo cambiare, secondo me, dobbiamo davvero dire queste cose qui alla maggioranza degli italiani, perché questo non è un problema di qui, è un problema che riguarda gli italiani, per concorso a tutti gli italiani, per essere molto più aggressivi ed arrivare a far sapere queste cose a tutti. Tenete presente che ancora ieri ho trovato una persona che non sapeva cosa fosse il terzo valico ad Alessandria, è una persona che conosco benissimo, che però non sapeva cosa fosse il terzo valico, e la maggioranza degli alessandrini non sa nemmeno che sia il terzo valico. Quindi dobbiamo darci da fare. Ma in Italia abbiamo delle associazioni a livello nazionale ambientalista. Dicevo l'altra volta, ma perché non facciamo una raccolta di firme con documentazione e le mandiamo ai vertici di queste associazioni ambientaliste? Lega Ambiente, basta guardare, fa finta di niente, cosa? Le bucce di patate davanti agli occhi, dei WWF, insomma, devono venire lo scoperto. Non si può fare, ci sono diverse associazioni anche legate ambiente anche sul territorio presente, qui in Alessandria. Bisogna, secondo me, fare qualcosa affinché queste associazioni si dicano loro pubblicamente, perché legate ambiente è veramente un potere politico che potrebbe incidere a livello romano. Dovremmo, secondo me, anche noi, cioè questa gente sta nata, è inutile che si faccia la giornata pulendo fiumi e poi dopo si accetta questo scempio con rischio che, di cui se ne parla ormai da anni, sull'amianto. L'Ener alcuni anni fa sospese i lavori sulla Castagnana, ha detto noi non proseguiamo a fare gli scambi lì per i plinti e così via per l'eolico, perché c'è una percentuale rimane altissima. Quindi c'è trovato la prova che queste associazioni vengano scoperte.
perché non è possibile andare avanti in questo modo. Non so se bisogna fare una raccolta di firme, mandate, ma perché dicono, ma allora la gente, cioè, perché se guardate tutto questo problema non esiste, tutto questo non, tutto qua. Ecco, trovare un modo anche per fare uno scoperto queste associazioni che secondo me hanno un bel peso politico, non da poco. Grazie. Direi che se un'associazione che si proclama ambientalista, difesa dell'ambiente, dopo 5 anni che noi ci muoviamo, non si è ancora degnata di fare qualcosa, non è il caso di perderci tempo a fare una raccolta firme, a chiedergli, a supplicargli un intervento, perché la loro dimensione la dimostrano nell'inerzia. Quindi se noi gli scrivessimo anche, sarebbe solo perdita di tempo, li faremmo ridere e nient'altro. Perché... Ma tanto anche se rispondono o non rispondono, e dire sì, siamo sensibili al vostro problema, tanti saluti, cosa te ne fai? E l'altra questione qual è? È che invece vorrei che facessero il contrario, facessero un bel referendum o una raccolta firme di favorevoli, perché in Italia funziona così, no? Ora c'è la grande idea, no, di fare il referendum per scegliere se fare una porcata o una porcata differente, non c'è la scelta di non fare il terzo valico. Come viene presa in mano poi dai politici con qualsiasi referendum, visto la tendenza all'astensione degli italiani e anche un po' al menefreghismo? Viene presa, voi siete in 20, avete chiesto una cosa, ci sono 48 milioni di persone che non l'hanno chiesta, per cui sono con noi. Allora facciamo un po' il contrario, mettetevi voi a muovervi e a raccogliere chi è favorevole al terzo valico, e poi saremo noi a dire ci sono 48 milioni di persone che non vi hanno filato e quindi sono contrari. Perché purtroppo è questo qua il metodo. Ci facciamo manipolare con delle idee buone di attivarci per fare, per dimostrare la contrarietà, quando invece loro poi ce le girano con, contro, dicendo che tutti quelli che se ne sbattono sono in realtà a favore. Facciamo il contrario. Se non c'è più nessuno, direi che possiamo chiudere ringraziando Rosy, Giuliana, Francesco e tutti i presenti. Grazie.